possono essere digitali, monostabili o bistabili, quindi segnali, ingresso, segnali elettrici, ingresso, digitali. Abbiamo detto che questa famiglia particolare dei segnali di ingresso elettrici e digitali fa parte di due, cioè lo faccio attraverso due elementi, due hardware, che poi vedremo a livello di Arduino è uno, è solamente diverso la programmazione, perché l'oggetto che ci permette di fare un segnale di ingresso digitale è uno, è solo la programmazione che si divide. Si programma in modo diverso, però l'oggetto che usiamo è lo stesso, il collegamento è lo stesso, cambia solo la programmazione, va bene? A differenza invece di quello che avviene nella elettronica tradizionale con il pulsante e l'interruttore, sono proprio due oggetti fisicamente diversi, va bene? Qual è la differenza fra un interruttore e un pulsante? Quindi sarà un segnale monostabile o un segnale bistabile? Quale dei due è bistabile e quale dei due è monostabile? Bravo. Pulsante è monostabile, interruttore è bistabile. La differenza qual è? Che nella bistabilità. Allora, il pulsante non stabile è tipo quando c'è un bottone, cioè un Sì? pulsante, che lo pigi, va, cioè cambia di posizione e poi ritorna a quella di prima. Quindi ha una sola posizione di equilibrio. Quindi se c'è se interviene un'azione esterna a modificare il suo equilibrio, lui, una volta l'azione esterna termina, torna nella posizione di prima. Mentre l'interruttore, quando termina Tipo, l'azione che ha commutato la sua, cioè, diciamo, a vari, cioè, due ha due equilibri, quindi ha due posizioni di equilibrio, va bene? E questo, diciamo, permette di avere quindi due segnali distinti da poter gestire, va bene? Mentre il pulsante possiamo distinguere solamente un comando, on, off. Quindi su questi due, per dire, se vogliamo avere tre intermittenze diverse, con il pulsante non lo possiamo fare. Chiaro? Infatti, cosa succede? Con il pulsante premo, per esempio, accendo una luce, lascio il pulsante, ritorna nella posizione di equilibrio, si spenge, o viceversa, premo, si spenge, la lascio, torna nella posizione. Se voglio la luce rimanga accesa, ho bisogno di un interruttore. Intervengo, premo, rimane premuto, si accende la luce. Ripremo, si spenge. Quindi, a seconda di che comando voglio, molte volte, per esempio, vedrete negli ascensori, soprattutto nelle movimentazioni di merci, sono tutti monostabili, per un discorso di sicurezza, perché voglio che l'operatore, quando preme, rimanga vigile su quello che sta succedendo. Non che pigi il pulsante, vada a pigliare il caffè, poi torni, in montacarri andavo su, nel frattempo, mentre saliva, a trovare un ostacolo, ovviamente l'operatore non c'era, e attrezzava ogni cosa, va bene? Quindi, molte volte i comandi, dove si vuole, oppure so una pressa, voglio l'operatore prema il pulsante contemporaneamente affinché abbia le mani impegnate fuori dal pericolo, premono tutte e due il pulsante, la pressa con il doppio comando scende. E quindi voglio evitare che la persona, quando la pressa scende, abbia per sbaglio le mani sotto. Per motivi di sicurezza, fa due pulsanti distanziati che con una mano sola non li possa premere. Se con le due mani devo premere il pulsante, automaticamente le mani sono in posizione di sicurezza. Anche lì poi, se manometto la sicurezza, uno dei due li ponticello, chiaramente quello è un problema di manomissione della sicurezza. Va bene? Però se tutto funziona bene, quindi molte volte anche l'uso di pulsante e interruttore può essere abbinato a un dispositivo, a una procedura di sicurezza, va bene? Se voglio rendere più o meno sicuro un processo. Fatto questo, prima di entrare nello specifico del laboratorio, vediamo come è possibile il collegamento. C'è un altro problema da affrontare. Ovviamente se noi vogliamo gestire un segnale elettrico in ingresso digitale, noi cosa abbiamo? Abbiamo un pin d'Arduino a cui dobbiamo dare un comando. Quindi noi abbiamo il nostro pin d'Arduino, va bene? Chiamiamolo pin 8, pin 9, un pin digitale su cui noi vogliamo portare un segnale. Noi abbiamo due possibilità. La prima possibilità è quella di dire: lascio il segnale libero, chiaro? Lo metto
voglio portare il segnale, lo collega ai 5 volt con un interruttore monostabile, quindi ci metto una molla, va bene? Ora l'ho fatto all'incontrario, normalmente aperto. Questo è un interruttore normalmente aperto, cioè non passa il segnale. Il pin 8 è lasciato libero. Chiaro? Premo il pulsante, lo metto in contatto il 5 volts, alimento il pin, c'è il segnale alto, dici sale, alto, cioè so in questa situazione, no? Non ho premuto, zero. Premo, sale. Va bene? Rilascio il pulsante e ritorna indietro. In questa fase ho il comando. E ho 5 volts. Va bene? Questo è un modo. L'altro modo, pin, messa a terra, lo collego ai GND. Leva. Pulsante cinque volts. Qual è la differenza? Apparentemente nessuna, perché qui che cosa c'ho? Stesso andamento. È a zero perché è a terra, quindi la terra è un potenziale infinito, quindi tiene il potenziale. Quando voi mettete un qualcosa a terra è solamente 0 volts, più o meno, può anche lì si potrebbe parlare. Premo, lo collego ai 5 volts, si collega, passa la corrente, segnale e via. Apparentemente uguale. Va bene? Caso A, caso B. Allora, passa qui un ragazzo col cellulare. Ora io fuori esagero, eh. Potrei fare anche un nome, ma non lo faccio. Gli arriva un messaggio, uno dei 10.000 gli arriva durante la giornata. Il cellulare si attiva, riceve un segnale. I segnali viaggiano attraverso onde elettromagnetiche, che sono... Allora, arriva uno, gli arriva un messaggio, ora gli esagero, eh. Onda elettromagnetica si trasmette, campo magnetico induce un campo elettrico, per cui questo campo elettrico è indotto sui pin, perché l'onda elettromagnetica interagisce con la parte metallica del pin, entra il segnale e s'alza. Non sarà 5 volts, sarà più basso, ma cambia lo stato, da 0 diventa un po' più grande di 0. Le porte digitali non distinguono 0,5 volts, vero? Distinguono se c'è un piccolo, se c'è un segnale o se non c'è. Il segnale c'è. Lui non vede se è 5 volts o 0,05 volts. Lui vede se c'è un segnale. Quindi che cosa fa lui? Si attiva. Chiaro? Perché il segnale è entrato. Supponete che questo sia legato a un motore. Il motore piglia e parte. Uno sta la mano dentro, sta facendo manutenzione, gli trita la mano. Mi seguite? Quindi c'è qualcosa in questo legamento che non va bene. Perché? Perché c'è il rischio che un disturbo attivi la porta e crei un problema di sicurezza, un problema di controllo. In quel momento sono fuori controllo. Entra un qualcosa che io non ho deciso che non doveva entrare. Un imprevisto che ha creato un'azione non voluta. E questo è il primo errore di un'automazione. L'automazione fa il che dico io, non è che vuole lei. È vero se deve autoalimentare, ma è il momento che decido io, non quando decide lei. Quindi questa è una soluzione da scartare. Eccoci alla soluzione sotto. Cosa fa? Io metto il segnale a terra, per cui se arriva uno il cellulare o qualsiasi segnale elettrico indotto, dovuto da un campo elettromagnetico, da un disturbo. Siccome è a terra, non lo muove il segnale, rimane a zero perché la terra lo tiene, è come se tenesse il tavolo con le mani. L'altro non è a terra, l'altro è libero, è pulito.
attiva solo quando io premo il pulsante, gli entra 5 volte, allora vede 1. Rimane ferma a 0 perché il telefono, il segnale del telefono va a terra e quindi non attiva il PIN. E questa è la soluzione, si chiama pull down. Qui che cosa c'è? Normalmente il PIN legge 0 perché non c'è segnale. Al momento premo, passa la corrente e segna 1. Quindi, come io premo, la corrente fa questo percorso e segna 1. Ora devo fare una piccola modifica. Allora, innanzitutto devo mettere una resistenza, come ho già messo, vedete? Resistenza molto grossa. Perché? Perché se io passo i 5 volts, la corrente la devo mandare dove voglio io. La corrente cosa fa? Si trova in bivio. Se voi siete stanchi, avete da tornare a casa, se avete un bivio, pigliate la strada in salita o pigliate la strada in piano. E lui fa uguale. Si trova una resistenza grossa, una resistenza piccola, va dalla parte dove la resistenza è piccola. È come l'acqua, no? Se c'è da passare un tubo, l'acqua va tutta dalla parte dove trova meno resistenza. Chiaro? Ci siamo? Quindi gli metto una resistenza affinché la guido. Ma metto una resistenza anche in questo ramo, magari più piccolina. Qui la metto 10 ohm, qui la metto 3 kilo ohm, qui la metto 300 ohm. Perché metto una resistenza anche qui? Sapete la legge di Ohm, vero? V uguale I per R. Da cui I è uguale V fratto R. Ma se R è 0, a parità di V, cosa succede? Quant'è i se R tende a 0? Essendo al denominatore, se R è un numero molto, molto, molto piccolo, cosa fai? Diventa un numero come? Molto? Quindi è un cortocircuito. Ci avrei un passaggio enorme di corrente che non mi serve a nulla perché io devo vedere solo 0,5 volt. Non ho bisogno di corrente per alimentare qualcosa. Ho bisogno solo di un pochissima corrente che mi segnala che ho un segnale. Quindi ci metto una resistenza da 300 ohm per controllare la quantità di corrente che passa. Se non ci metto la resistenza, creo un cortocircuito, brucio il filo. Mi torna? Quindi ne metto un'altra più piccola, in modo che la corrente vada nella direzione dove voglio io, chiaro? Però la metto due resistenze, una più grossa e una più piccola. Ci siamo? Però concettualmente del pull down rimane. Analogamente, soluzione alternativa è B, è la B, questa è la B1, è la B2 che è il pull up. Il pull up è uguale con la differenza che l'interruttore lo metto sotto. Quindi io fo sempre il collegamento, sempre la resistenza, il pin e l'interruttore lo metto a terra. Sempre monostabile. Cosa succede? Questo normalmente segna 1. Quando premo, lo metto a terra, stesse resistenze. Qui inverto la resistenza più grossa, la metto qui, qui metto la più piccola. La corrente quando premo va a diritto, non va nel pin 1 e il pin mi va a, perché l'ho messa a terra, quindi quando premo lui va a terra. La corrente non va in pin ma va a terra. E quindi scappa via il segnale. Quindi qui è normalmente 1, quando premo va a 0. Cosa cambia tra il pull up e pull down? Nulla. Se io voglio che la luce mi si attivi quando premo il segnale, voglio che si accenda la luce, qui metto un if che controlla quando il pin 1 è low. Se è low vuol dire ho premuto e allora vi accendo. Qui metterò un if dove controllo quando premo il pulsante non è low ma è height, cioè che entra un segnale, vuol dire l'ho premuto. Cambia solo la logica di come voglio, chiaramente cambio il collegamento, uno lo lega a terra, uno lo lego a 5 volts, però poi nella logica del programma controllo se è 1 o se è 0 a seconda se ho fatto un pull up o un pull down. Tutto chiaro? Bene. Vediamo a livello circuitale come si fa il collegamento e poi facciamo il collegamento e proviamo a vedere se quello detto è vero. Allora, il
I tipi di collegamento che posso fare sono questi. Allora, questo è pull-up, dove vedete poi il collegamento tra il GND e l'alimentazione, però collego il pin 8 in questo caso ai 5 volts. Quindi quando premo, fa sì che la corrente da questo percorso faccia questo percorso. Ritorna? Quindi non entra qui, perché qui c'è una resistenza, qui non c'è. Quindi entra nel GND, mi sa zero, mi va a zero il segnale. Quindi questo è un caso in cui ho pull up. Sulla pin 8 ho non premuto 1, premuto 0. Piacere, No, in questo caso c'ho il comando, poi per accendere devo legare la luce, fa il programma e farla accendere. Però qui fa il controllo in ingresso. Premo sul pin 8 ho 0, rilascio sul pin 8 torna 1, perché scollego questo ramo, rimane questo qui, entra dentro, c'ha le sue resistenze, va bene. Il pull up, il pull down è all'incontrario, no, è collegato a terra. Quando premo, allora il pull up è collegato a terra, eccolo qua. Io ho che il pin 8 è collegato ai GND. Anche qui con le resistenze. Quando premo, collego. Ora vi ho invertito, questa è più piccola e questa è più grande, all'incontrario, affinché la corrente passa da qui invece di passare da qui. Chiaro? Ritorna? In questo caso il pull down, cosa succede? Il pin 8 io ho 0, se premo ho 1. Solitamente l'è più usato il pull up. Perché? Perché è meglio avere sempre il segnale che mi viene premuto che quando piso lo levo. Chiaro? È meglio tenere sempre come una molla compressa, è meglio la molla compressa che attirare. Il concetto è questo. Quindi ora facciamo un esempio di pull up. Partiamo da zero. Prendiamo il nostro Arduino, prendiamo il nostro interruttore. Un pochino per fare lezione. Allora, quello che vi posso dire è che anche noi docenti, se vogliamo far bene il nostro lavoro, le lezioni vanno preparate. Non è che si può venire qui a aprire il frigorifero e dare da mangiare che sono in frigo. Mi vado a fare la spesa e compro quello giusto per darvi da mangiare. Se sono celiaco, non è che gli posso dare il pane o il lamido perché l'ammazzo. Se gli do il pane perché ho quello, mi viene mal di stomaco. Quindi, ora estremizzo. Però è chiaro che quello che fo. Lo so perché l'ho imparato, ma comunque non è che siccome l'ho imparato una volta, l'ho imparato tutta la vita. È bene sempre essere allenati. Chiaro? Allora, quindi ho la parte d'uscita e rimane uguale. Cioè l'uscita, cioè tutto quello che facciamo si aggiunge a quello che già abbiamo fatto. Tutto quello abbiamo imparato a fare in uscita, qui serve. Cioè, non è che ora non serve più. A quello si aggiunge invece. Prima io cosa facevo? Facevo partire il programma e lampeggiava sempre uguale. Ora volendo premo un pulsante e cambio la frequenza di lampeggio, per esempio. Fo due controlli. Oppure devo far partire un motore, segnale in uscita, segnale analogico, fo un segnale a gradino.
Segnale 80, segnale 180, segnale 255 in tre fasi diverse. Controlli il tempo, entro 1000 secondi va a una velocità, da 1000 a 3000 ne do un'altra, da 3000 in poi va in massimo. Quel segnale analogico che lo modulo. E l'abbiamo visto, la luce o l'intensità variabile. Chiaro? Allora, collego questo a terra. Collego questo con una resistenza da 100 ohm o da 300, come volete, quella è uguale a prima, perché se no mi si brucia. Lo metto a un pin, voglio io, mettiamo i 12. Lo coloro di rosso perché qui c'è un segnale positivo. Qui c'è un segnale negativo, lo segno di nero. Poi c'ho l'interruttore, lo collego a terra. Questo lo collego alla resistenza da 300 ohm. Lo mando a un pin in cui gestisco il segnale d'ingresso. Mettiamo il pin 8. Poi la stessa resistenza la collego ai 5 volts. Ho fatto un errore. Metto una resistenza più grossa, 10 kΩ, e la collego ai pin 5. A questo punto collego questo spianto. Poi, se voglio, metto colori. Qui è chiaramente rosso. Qui è chiaramente rosso. E qui lo lascio di un colore diverso, mettiamo verde, perché questo qui la corrente ci passa solo quando premo, quindi non è di default rossa. E qui ci metti il rosso perché passa sempre. O passa perché ho premuto, o passa perché, cioè, però anche qui direttamente lasciamolo verde, perché in effetti qui la corrente può entrare o non entrare. Alla condizione normale, pulsante non premuto, la corrente cosa fa? Esce da qui, questo lo trova interrotto perché questo non è premuto, entra la resistenza e va in pin 8. Pin 8 legge 1. Premo, la corrente arriva qui, trova la resistenza, allora va dalla parte dove non c'è resistenza e va ai generi. E quindi qui non esce più il segnale, mi va a zero. La luce, quando voglio io, si accende. La metto sotto un if e si accende. Codice. Questa è la parte più difficile. Allora, dichiaro le variabili. Questo è un ripasso anche delle cose vecchie. LED. Poi devo dichiarare una variabile che è il pulsante. Poi devo leggere una variabile, volendo, che legge lo stato del pulsante, se è 1 o 0. Stato pulsante. Punto e virgola, punto e virgola, punto e virgola. Poi devo definire le porte. Hashtag define e gli dico che il LED l'ho messo alla porta 13. Poi, allo stesso modo, gli dico che il pulsante l'ho messo alla porta 8. Entro in setup e gli dico pin mode. Che il LED è d'uscita. Pin dico che il pulsante è input particolare, è un input pull-up.
questo punto leggo lo stato del pulsante. Lettura digitale, digital read, pulsante. Quindi leggo lo stato del pulsante. A questo punto io nello stato pulsante ho o 1 o 0, a seconda se il pulsante è premuto o non premuto. Chiaro? Poi creo l'if. If stato pulsante. Stato pulsante doppio uguale, perché devo controllare se è uguale, non uguale, uguale, con un uguale assegno, con doppio uguale controllo se è uguale a 0, perché vuol dire premuto. Parentesi quadra, graffa, digital, write. LED, l'accendo, premo, voglio accendere, chiudo la parentesi graffa, e punto e virgola. Per sicurezza, fuoco anche il controllo, se è stato pulsante 1, la luce la spengo. Bene, dovrei essere a posto. Lascio la parentesi di chiusura. Solamente c'è qualche errore di sintassi perché tutte le cose non me le ricordo. Allora. Primo errore qui, com'è l'errore define pulsante? L'ho messo qui e ma mi segnala qui l'errore, capito? Me lo segnala qui, non è che mi segnala. Ah, sotto, scusami. No, ho ragione, bravissimo. Bravo. L'ho ripetuto sotto l'errore, che l'ho copiato. Ok. Ok, non ho fatto molto altro errore. Premo, non me l'accende, vediamo qual è l'errore. Quando vi dà un errore così, la prima cosa da fare è fare serial punto begin. Attivare la porta monitor che vi fa vedere lo stato delle variabili per capire dov'è l'errore, va bene? E stampare il valore delle variabili stato pulsante, che non si aggiorni con la, premendo il pulsante. Allora, cosa fa? Serial print. Vi do un campo testo se non capisco quello che mi stampa. Serial print, lo fate dopo l'assegnazione, va bene? Serial print ln, in modo va a capo, e gli fate stampare stato pulsante. Controlliamo se lo stato pulsante si aggiorna, perché questo è il primo errore che potremmo aver fatto. Facciamo avviare la simulazione.
fatto l'errore, qui ci va il punto. Anch'io la sintassi a memoria, non tutta, me la ricordo. L'S è maiuscola, forse. Si può vedere, che tutto me lo ricordo. E punto. Punto. Non so se è così. Si può vedere. Ok. Monitor seriale. Stato pulsante 0. Ho sbagliato a collegarlo, vedete, non mi segna 1. Quindi segna sempre 0 e tiene sempre la luce spenta. Perché segna sempre 0? Probabilmente qui va collegato diversamente. Va collegato, fammi vedere, perché dipende. Va collegato sotto, no, sopra. Fammi vedere se è questo. Che probabilmente chiude quando premo questi due piedini, non quello sopra. Fa vedere se è questo. Ok, ora è 1, vedete? Premo 0. Ora funziona. Ah, ok. L'errore ora è il pin, l'ho collegata ai 12, non ai 13. Ora dovrebbe funzionare. Chiaro? Indirettamente, avendo improvvisato, avete visto anche come si fa un'operazione di debugging quando si programma? Avete visto? Ho fatto un errore, non voluto, perché sto in diretta, però ho corretto col serial print, ho capito dove ho fatto l'errore, ho cercato di correggere. Poi ho visto il pulsante mi dava il segnale giusto, ho fatto un altro errore nel collegamento, l'ho corretto. Avete avuto anche un esempio di come si gestisce una programmazione, chiaro? Come si risolve un bug. Tutto chiaro? Bene.